I miei rapporti commerciali numerari nascono attraverso appunto mio padre, che mio padre lavorava con Marcello. Si conobbero negli anni successivi alla guerra, da inizi anni 50. Mio padre aveva costruito per Marcello la petrolifera Toscana, si chiamava allora, che era un piccolo deposito in via Fiorentina. E poi dopodiché continuarono questo rapporto con la costruzione di vari distributori di benzina. Poi dopo andò a finire a Torino la costruzione di un deposito sempre di carburanti, Taranto, eccetera. E quindi io da bambino, perché ero un bambino, ho conosciuto Marcello. Fai conto che io l'ho conosciuto negli anni 50, io sono del 52, quindi praticamente l'ho conosciuto da subito. Quindi me lo ricordo direttamente quando era qua. Marcello era nato a Pistoia sull'Arca, era nato lì, però dopo era partito per cercare fortuna in quelli di Torino, riuscì a farlo, conobbe direttamente quello che poi diventò il suo suocero, il commendator Fiandra, e che lo introdusse un po' ancora di più nel mondo del petrolio, e questo lì portò, riuscì a fare anche effettivamente fortuna. Lo fece talmente tanto, con alti e bassi, come è stata la sua vita, voglio dire, aveva ottenuto questi grandissimi risultati. Poi dopo ha mantenuto i suoi rapporti con Pistoia, aveva preso in affitto una riserva di caccia a Castel Martini e decise poi alla fine di ritornare in Toscana. Quindi dopo l'esperienza di Castelmartini decise poi di acquistare tutto, di farsi una sua riserva di caccia e comprò tutta una serie di terreni. Era un grande cacciatore, mi piaceva andare a caccia, era un grande passionista. Li trasformò dove c'era un lago, ci fece dei campi, dove c'era campi ci fece un lago, e utilizzarono addirittura le pietre, le tegole delle vecchie case coloniche che esistevano su questi terreni per la costruzione di questa villa. Marmo all'ingresso, c'era del damascato bianco e nero, era veramente splendido, aveva dei grandissimi quadri e poi aveva dei mobili con dei piffetti, ebano e avorio, e aveva di questi mobili che mi ricordo splendidi. Adesso non è più sua la villa, però in realtà in questo senso può essere una testimonianza di quello che ha fatto in vita. Dunque bisogna dire che Marcello in realtà aveva costruito l'Unione Valtinievole, quindi come squadra di calcio lui era partito direttamente ex novo. Credo proprio la prima volta che lui andò a Gallia, dove veniva fatto il calcio mercato. Lui andò su e portò una novità oltre a Gallia, perché ci arrivò con due o tre hostess, con divisa, con nome pistoiese, eccetera, e che lui prendeva e distribuiva direttamente, aveva il compito di mettere in contatto eventuali procuratori con Marcello Melani, pure tra presidenti delle varie squadre di calcio che gravitavano intorno all'hotel. Tre grandi amici erano. Ti posso dire di più che specialmente nella riserva di calcio di Castelmartini ci ho passato tante lottate, perché si ritrovavano a giocare a carte Marcello, Vasco e Oliviero, mio padre, e giocavano a terzilio. Leticate, roba da urlo. Che tipo di contributo abbia dato Marcello nei partigiani non me lo ricordo. Mio padre fu comandante della Brigata Comunista di Guanahu, e Vasco invece era nella Bozzi. Uomo di fiducia, come era mio padre. Marcello, in questo senso, era persona che viaggiava sempre quando doveva firmare dei contratti con un notaro da una parte e un avvocato da quell'altra. Quando loro gli dicevano va bene, lui firmava contratti, se no non firmava. Oltre sì, questo però aveva dei grandi rapporti di amicizia. Queste serie di amicizie, effettivamente, di persone con cui si fidava, c'era mio padre e c'era Marco Iozecchi. Quindi ci ho passato tanto tempo, quindi l'ho conosciuto molto bene. Io dopo il 74 abbiamo continuato a vedersi, ma in qualche modo venire a mancare di mio padre. Poi aveva, dopo un po' di tempo, abbiamo continuato a avere rapporti tra me e mio fratello, molto di più da questo punto di vista, ma insomma avevamo continuato a mantenere dei rapporti, però dopo in realtà sono venuti un po' oggettivamente un po' evanescenti, erano diventati.